Matteo Renzi, oggi alla direzione del Partito Democratico, ha ribadito, l'aveva già detto anche il ministro Poletti, che insomma il decreto lavoro più o meno quello è, non è che ci sia molto da toccare, ripetiamo, ricordiamo, è quello che estende i contratti a tempo determinato a 3 anni senza causale con 8 proroghe possibili. Nella sostanza del provvedimento io credo che questo sia un provvedimento ottimo, ottimo per i giovani, ottimo per i disoccupati, ci saranno dei punti di mediazione, però teniamo conto che questo è il vero biglietto da visita dell'Italia nell'Unione Europea, presso i mercati finanziari e sicuramente in tutto il mondo delle imprese, ed è una riforma strutturale vera per fare occupazione migliore di quella che abbiamo. Il problema è che lo si diceva anche della legge Fornero sui contratti, che era una cosa importante a portare in Europa, che poi questo decreto sostanzialmente scavalca completamente. Professor Brancaccio, il biglietto da visita, diceva Galli, del governo in effetti è stato il primo grande provvedimento immediatamente attuativo che cambia le carte in tavola e che non si deve toccare, dice sostanzialmente Renzi. Dice il ministro Poletti, quindi questo è contratto TD, tempo determinato, 3 anni, 8 proroghe, dovrebbe rimanere più o meno così, come peraltro è già in vigore da Gazzetta Ufficiale. Guardi, forse dovremmo interrogarci sul motivo di fondo per cui si insiste con le riforme tese ad aumentare la flessibilità dei contratti di lavoro, ovvero la precarietà di questi contratti. Gli economisti hanno ormai evidenze ventennali di quelli che sono gli effetti della cosiddetta precarizzazione dei contratti di lavoro. Ebbene, alla luce di queste evidenze, il capo economista del Fondo Monetario Internazionale qualche tempo fa riconobbe che non c'è nessuna possibilità di evidenziare una correlazione tra maggiore precarietà del lavoro e maggiore occupazione. Questa, diciamo, correlazione non è assolutamente confermata da dati empirici ormai ventennali, e questo per un motivo in fondo semplice, cioè se è vero da un lato che attraverso i contratti cosiddetti precari un imprenditore potrebbe essere maggiormente incentivato ad assumere, è altrettanto vero che poi nelle fasi di difficoltà e di crisi quello stesso imprenditore distrugge quel posto di lavoro e l'effetto netto tra creazione e distruzione di posti di lavoro, stando ai dati, perché ai dati ci dobbiamo attenere, è zero. Questa cosa delle causali è una delle forme peggiori di legislazione e di tutela che uno possa immaginare. È un'ipocrisia formidabile. Già che siamo sulle causali, però un commento a Brancaccio su questo lo chiedo, perché allora sappiamo che il contratto a tempo determinato, cioè quando un'azienda assume una persona per un periodo limitato, la causale vuol dire mi serve per questo periodo perché devo fare questo e questo. Col nuovo decreto non c'è più questo vincolo, uno assume e basta, a tempo determinato. Galli dice era un'ipocrisia inutile. Ma guardi, è un'ipocrisia nella misura in cui non viene poi rispettata la causale. La causale deve essere rispettata. Ma qui torniamo sempre al punto di partenza. Perché si insiste sulla flessibilità dei contratti di lavoro? Al di là della idea secondo cui questi contratti flessibili aumenterebbero l'occupazione, che come dicevo prima non trova riscontro nei dati empirici, in realtà qui c'è una tesi di fondo che è quella sostenuta in fin dei conti dalla Banca Centrale Europea, dalla stessa Commissione. L'idea è che i contratti flessibili, riducendo il potere contrattuale dei lavoratori, consentono di ridurre i salari e questo dovrebbe consentire ai paesi, diciamo, più deboli come l'Italia di ridurre il divario di competitività con i paesi più forti come la Germania. Tuttavia gli economisti, che credono poco a questo meccanismo di riequilibrio interno all'Eurozona, fanno sommessamente notare che il divario nella crescita dei costi del lavoro per unità di prodotto tra Italia e Germania nei anni dell'euro è stato di 25 punti percentuali. Pensare di risolvere questa divaricazione nei costi a colpi di flessibilità del mercato del lavoro e di riduzioni dei salari è un'illusione ed è pericolosa, perché genera competizione dei salari relativi al ribasso che deprime ulteriormente i redditi e rischia di deprimere ulteriormente l'occupazione in Italia e in Europa.